Salve a tutti ragazzi, sono di nuovo io, Teo. Oggi vi voglio portare qualcosa di molto particolare, quanto quasi complicato da capire. La linea del tempo di Pokémon. Da tempo molti cercano di capire qual è la linea temporale che collega i vari titoli Pokémon. Qualche tempo fa invece è stata proprio ufficializzata, praticamente la linea del tempo è fatta così. Rosso Fuoco e Verde Foglia sono sulla stessa linea temporale di Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire. Come sequel abbiamo Pokémon Gold e Soul Silver che sono a pari tempo di Diamante e Perla. Dopodiché abbiamo Bianco e Nero che sono una continuazione, un sequel di questi titoli che saranno soli nella linea del tempo. Come sequel abbiamo Bianco e Nero 2. Il Bianco e Nero 2 sono allo stesso tempo di Pokémon X e Pokémon Y. Avete mica capito se c'è qualcosa di strano? Se mettessimo i titoli originali, praticamente avremmo Pokémon Rosso e Pokémon Blu allo stesso tempo di Rubino e Zaffiro. Sarebbe giusto perché alcuni Pokémon non esistono in Rosso e Blu. Ok che in Omega Ruby e Alpha Sapphire esistono rispetto a Rosso Fuoco e Verde Foglia, però le Mega Evoluzioni no. I Pokémon di quarta e quinta generazione e sesta no. Pokémon Oro e Argento a pari passo di Diamante e Perla. Potrebbe essere giusto questo, anche se ovviamente come prima in Pokémon Oro e Argento non ci sono i Pokémon di quarta generazione né di terza. Comunque sappiamo che può apparire a tempo il gioco perché quando inizieremo Diamante e Perla potremo notare che nel notiziario c'è una notizia di Gyarados rosso al lago Dira, dove noi tecnicamente dovremmo poi andare a catturarlo o fermarlo, dipende da cosa vorremmo fare. Quindi in fin dei conti come sequel avremo Bianco e Nero e dopodiché avremo Bianco e Nero 2 allo stesso tempo di X e Y. Quindi rimane una domanda. Ma allora Rosso Fuoco e Verde Foglia, Omega Ruby e Alpha Sapphire, Ergol e Soul Silver, che fine hanno fatto? Secondo me, se no Omega Ruby e Alpha Sapphire sono universi paralleli rispetto a Rubino e Zaffiro, allora perché questi titoli non possono essere in un universo parallelo rispetto a quello dei titoli normali? Pensateci alla fine. Perché in questo caso avremo ancora Rosso Fuoco e Verde Foglia allo stesso tempo di Omega Ruby e Alpha Sapphire, che saranno seguiti da Gold e Soul Silver, ma sempre pianificati in un universo parallelo. Anche Bianco e Nero 2 potrebbero essere in un universo parallelo rispetto a X e Y, perché nei due titoli precedenti non c'erano le Mega Evoluzioni. Quindi la cosa è molto strana. Comunque, anche se il video è quasi finito, voglio lasciarvi con una chicca. Per chi lo conosce, Pokémon Conquest è uno spin-off del titolo Pokémon. Non c'entrerà niente con la storia principale? Ma pensateci bene. Pokémon utilizzati come degli strumenti di guerra? E se fosse questo l'inizio di tutto? Pensateci bene. Noi ci rivediamo al prossimo video. Fatemi sapere se non vi ho confuso. Ragazzi, grazie per aver visto questo video, volevo chiedervi un grosso favore, vi lascio in descrizione il link di una mia nuova pagina Facebook che sarà esclusivamente a tema Pokémon, nel senso non sarà di YouTube, bensì posterò immagini divertenti, satire e robe varie sui Pokémon, quindi vi lascio il link nella descrizione. Se volete vi lascio anche un profilo privato che ho creato di Facebook in descrizione, così se volete aggiungermi sono lì. Noi ci rivediamo al prossimo episodio, una nuova teoria, un nuovo mistero, qui con Teo. Ciao ciao!